quando è stato annunciato, Far Cry 4 è stato additato dai videogiocatori come una sorta di versione evoluta del terzo capitolo. Le dinamiche di gioco in effetti sono molto molto simili e probabilmente qualcuno si aspettava un episodio un po' più innovativo. Per far cambiare idea a tutti i suoi fan, Ubisoft qui alla Gamescom 2014 ha portato due nuove tipologie di missioni per dare un'idea a tutti quanti di quella che sarà la varietà dell'esperienza offerta dal nuovo first person shooter open world. Oltre alla possibilità di girare liberamente per il Kirat svolgendo alcune missioni della trama principale oppure tutti gli incarichi secondari, ci sarà la possibilità di raggiungere le vette himalayane per liberare alcuni avamposti collocati in mezzo ai ghiacci e le nevi perenni. Anche se queste sezioni di gioco sono abbastanza classiche nella struttura, l'atmosfera risulta decisamente riuscita. Molto più ispirate appaiono però le sequenze Shangri-La. Queste missioni delineano una sorta di storia parallela che giocheremo nei panni di uno degli eroi leggendari del Kirat. Impersonandolo potremo dunque attraversare alcuni panorami surreali e onirici e anche le dinamiche di gameplay cambieranno leggermente. Dovremo infatti confrontarci con nemici sovrannaturali utilizzando le due abilità del nuovo protagonista. Avremo infatti a disposizione un arco speciale che ogni volta che incoccheremo una freccia attiverà una sorta di bullet time. Non saremo soli e avremo anche a disposizione l'aiuto di una tigre bianca sacra a cui potremo indicare un bersaglio da attaccare. Grazie ad un level design più esuberante ed una componente artistica decisamente di rilievo, queste sezioni ci sono apparse come quello che serviva alla produzione per distanziarsi un po' di più dal predecessore. Complessivamente, insomma, non bisogna attendere una rivoluzione ludica, eppure Far Cry 4 si avvicina, almeno nella quantità di contenuti, a un prodotto sinceramente next gen, offrendo ai giocatori una varietà di situazioni senza pari. Resta ancora da capire quali saranno le dinamiche e la struttura della componente open world e quali le metodologie di sviluppo del personaggio principale. Restate quindi su everyeye.it per tutte le novità prima della data d'uscita.